Oggi al centro commerciale La Fattoria siamo con un ospite che viene dai social, che presenterà la sua storia attraverso un libro che però condivide con un cane. Siamo con Francesco Taverna, un cane che forse è il cane più famoso d'Italia, ovvero Chico. Ecco. Potrei essere io l'autore, vorrei dire che sono io l'autore, in realtà sono solo la mano che ha scritto il libro, quindi insomma, però mi fa piacere essere qui, almeno sono scappato un po' da Chico e mi godo un po' di libertà vedendo tante persone sorridenti, ecco. Tra l'altro Chico ha appena compiuto 2 anni, giusto? Esatto, il compleanno è stato l'8 febbraio, il giorno prima è stato quello della mamma, praticamente mi ha fatto correre a destra e a sinistra. Com'è vivere con Chico? Impegnativo, decisamente impegnativo, però è anche divertente dall'altro punto di vista, perché alla fine è imprevedibile, le mie giornate non sono mai una uguale all'altra e tutte le persone che incontro per strada sono sempre con il sorriso, perché in fondo un po' forse faccio ridere io, forse fa ridere Chico, ormai non so più chi insomma non lo so, non ho idea ormai cosa... Sei seguitissimo, sono milioni le persone che ti seguono tra TikTok e Instagram, insomma un successo enorme, te l'aspettavi? Assolutamente no, se mai mi fossi aspettato tutto questo probabilmente avrei fatto una preparazione atletica prima e invece no, purtroppo ho le gambe che sono invisibili, ho un fisico da lanciatore di coriandoli, però sono contento, ecco. Poi il merito non è mio, ripeto, vorrei fosse il mio, invece sempre del grande direttore Chico, ecco. Di Chico, di cui sappiamo tutto, sappiamo che fa tante cose, tante avventure nella vita di tutti i giorni. È un modo sì divertente di raccontare la vita con un cane, ma penso anche che ci sia un po' di sensibilizzazione nei confronti proprio dell'attenzione dei cani. Sì, ecco, spesso si pensa che la storia di Chico racconti di un cane umanizzato, che in realtà Chico vive da cane, poi sono io appunto a correre, a riprendere le sue intere giornate e insieme a lui poi mi metto a montare i suoi video, che però ci tengo sempre a dirlo, il cane è un po', ha dei superpoteri, ha un super olfatto, un super udito e sarebbe uno spreco tenerli a casa e umanizzarli, quindi insomma è bello farli correre e vivere in libertà. E dal vostro rapporto quindi è nato anche questo libro di cui dicevamo prima, Io sono Chico, che oggi presenterai, e dici infatti che tu sei un po' la mano, ma in realtà tra virgolette la mente è lui. Esatto, la mente è sicuramente lui e io sono, come detto prima, la mano che ha scritto il libro. Però è bello pensare, perché tante volte mi sono chiesto e mi chiedono come mai l'idea di un libro... E la spiegazione più logica è che le avventure di Chico spesso sono talmente folli che non possono essere vissute, registrate o riprese con una telecamera, e la carta credo ti dia uno spazio infinito in cui raccontare una storia anche magica, anche senza dover creare effetti speciali video. Tante bambine, tanti bambini ti adorano Chico, adorano te, insomma adorano i tuoi racconti. Adesso un'altra grande soddisfazione, essere Digital Ambassador per Milano Cortina, ecco, anche per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quando è arrivata questa notizia, Chico come ha reagito? Chico si aspetta tutto, no? Perché dicevo, io nel dubbio ci provo perché tanto ce la faccio, ce la farò. In realtà Chico assegnano, ottiene medaglie, ottiene riconoscimenti, io mi prendo la febbre, mi prendo i punti in ospedale, mi rompo le dita in seguirlo, però anche quello me li prendo col sorriso, non è vero, non me li prendo col sorriso quelli. E per il futuro ci sono già altre idee che hai in programma, che avete anzi in programma? Beh, sì, se fosse Chico a risponderti a questa domanda ti direbbe arrivare nello spazio con 3S, io insomma spero di tornare sano e salvo dalla prossima avventura. E ultima cosa, saluti tutti i follower da parte di Chico, e oggi riuscirà un pochettino magari ad essere con noi? Allora, non lo so, non so nulla, so che l'ho lasciato a casa con la mamma e so che diluviava a casa, quindi io l'unica cosa che spero è che quando torno a casa non sia fradicio, ecco. Comunque mando un bacio, un bacino anzi, a tutti i follower che sono venuti oggi e ai follower che seguono da casa, è un immenso piacere, è un immenso onore per me essere qui, grazie. Grazie. Grazie.